Ciao a Fabio Gallo. Io sto guardando questi pescettini e non so se prima o poi, guarda, se studiate diventerete pesci rossi, se studiate diventerete delfini. Siamo con i ragazzi, ma ve lo faccio dire a voi, vai. Maria Elena, Beatrice, Francesco. Ok, Beatrice, dici di che scuola siete? Noi siamo della quinta A dell'Allegretto di Nuzio. O meglio, adesso vanno alle medie, ma Diciamo questo che esperimento, questo progetto guarda, mettiti più in qui, è mettiti più in stato qui così. Ok, affrontato nella quinta A, ma adesso noi ci troviamo alle medie, alla Gentile. allora vorrei, questo è un lavoro sicuramente diverso da tutti gli altri, è unico nel suo genere. Allora, Francesco, come vi è venuta questa idea? Abbiamo realizzato il nostro kit perché volevamo creare un sistema integrato di coltivazione delle piante, allevamento dei pesci e depurazione delle acque in modo naturale. Quindi questo kit insieme al maestro Mauro, Mauro Gagliardi. beh, salutiamolo anche a lui, un applauso perché fare questi esperimenti sin da piccoli sull'ambiente è fondamentale l'insegnamento dell'educazione ambientale a scuola. Beatrice, spiegaci un po' come funziona perché vedo le facce curiose degli altri studenti che dicono ma cos'è una vaschetta con le piante? Che cos'è la Allora, frutta? Cos'è? il nostro kit di acquaponica è strutturato Intanto si principalmente. chiama acquaponica, ok? È un sistema per depurare le acque. Vai. È strutturato principalmente in due parti, due bacinelle, tutte e due materiali di riciclo che sono facilmente ricavabili in ogni classe della nostra scuola. E nella bacinella inferiore abbiamo disposto questi pesciolini che, dopo essere stati alimentati, producono le deiezioni. Senti, ma come fa per esempio questo qua, questo compensato, dove l'avete preso? Allora, questo compensato è stato ricavato dalle cassette della frutta della mensa che abbiamo tagliato noi col traforo. Vabbè, queste qua invece, queste bacchettine. Queste aste le abbiamo ricavate dalle tende della finestra della scuola. Praticamente avete smontato la scuola voi, spiegami. No, Allora, in era già pratica, rotta. diciamo che abbiamo, rubato un po' queste aste, rompiamo Vabbè, soltanto non lo dire, un'altra. che ce le hanno prestate, di, ce le hanno Ce le hanno prestate, prestate i Beatrice. maestri. Bravi, maestri che prestano le stanghette, bravi. Poi invece volevamo sapere dalla nostra Maria Elena come funziona veramente, cioè cosa si fa? Si mette l'acqua sotto, i pesciolini dentro che hanno già fatto le Deiezioni. deiezioni, anche detta cacca per i più piccoli, ok? Nella Quindi bacinella superiore invece abbiamo disposto l'argilla espansa, la? ovvero l'argilla Ah sì, espansa. l'argilla espansa che è qui, questa qui, ok. Questa non si se l'avete rubata dalle piante delle Sì. mamme? Ecco, bravo. Ovvero un materiale inerte in quanto non rilascia residui e derivante dall'argilla normale cotta ad una temperatura di 1200 gradi centigradi. Inoltre l'argilla espansa è un materiale molto poroso e tra questi pori si dispongono le colonie batteriche che trasformano i nitriti in nitrati, che assieme all'acqua divengono concime naturale per le piante, che si alimentano, si sviluppano ed inoltre depurano ulteriormente l'acqua. Quindi l'acqua ritorna indietro nella vaschetta Sì, pulita. successivamente, infatti, appena l'acqua ha riempito tutto il tubo del troppo pieno, cala nella bacinella sottostante e il ciclo ricomincia. Quanto dura tutto questo processo? Cioè noi adesso lui sta lavorando, quanto dura questo processo? Allora, per 15 minuti ogni ora l'acqua viene trasportata nella bacinella superiore ed inoltre le colonie batteriche per formarsi, per originarsi nell'argilla espansa impiegano un mese. Vabbè, noi abbiamo tempo per aspettare, siete stati bravissimi, avete spiegato in maniera eccezionale, come pochi riuscirebbero a fare in televisione, forse solo meglio di voi ci può essere soltanto lui, Alberto Angela. Dov'è? Da dove entra? Da dove entra? Beh, Buongiorno a benvenuto, tutti. benvenuto, non sai che Come va? gioia conoscerti? Guarda, è vero, esiste, esiste. Ecco. Alberto, come va? Allora, mettiamoci vicino ai ragazzi, guarda, ti accompagno dall'altra Ecco qui. parte. Vuoi restare tu qui? Resta qui, mi metto da questo lato, così li circondiamo. Ma intanto vuoi Beh, salutare. intanto vi saluto anche chi è a casa che ci sta guardando. Devo dire che questo esperimento è stato davvero curioso, lo guardavo
da dietro, dietro le quinte, e effettivamente unisce creatività, rispetto per l'ambiente, soluzioni nuove. E queste sono delle caratteristiche tipiche dei ragazzi della loro età, del futuro anche. E mi ricordo che anch'io avevo la passione dei pesci, anzi devo dire che la mia passione per i documentari è nata con gli acquari. Nel senso, io mi sono fatto un piccolo acquario ed era una specie di documentario in diretta, perché vedevo continuamente questi piccoli pesci che avevano i territori, che si rispettavano oppure si facevano dispetti l'un l'altro, e lì ho cominciato ad amare la natura. Ma tu facevi esperimenti di questo no, tipo? No, questo non lo facevo. Però mi ricordo che c'erano degli acquari particolari in cui gli equilibri venivano mantenuti senza dar da mangiare addirittura ai pesci, grazie semplicemente a un equilibrio perfetto tra piante, temperatura, acqua, numero di pesci, eccetera. E questa è una scuola davvero per l'ambiente, avere un piccolo ambiente in casa. Certo, non verranno mai scodinzolando alla porta quando torni a casa, però i pesci, diciamo, questi pesciolini possono dare, diciamo, possono aiutarti a capire molto della scienza. Che poi è un po' quello che succede anche, vedevamo prima il video di Paolo Nespoli, l'astronauta, è quello che succede anche un po' nelle navicelle spaziali, no? Il fatto di riciclare tutto e riutilizzare tutto è quello che dovremmo riuscire a fare a noi per il nostro pianeta. In fondo Nespoli si trova in una situazione che riguarda anche noi. Lui si trova all'interno di una stazione orbitante e fortunatamente gli possiamo mandare dei viveri, ma noi invece ci troviamo su un pianeta, con una specie di stazione orbitante, alla quale non possiamo mandare niente, non possiamo ricevere aiuti. Dobbiamo gestire le nostre risorse con la nostra creatività, con le invenzioni. E devo dire che l'Italia è un paese che ha sempre avuto una genialità nel corso dei secoli. Noi pensiamo sempre a Leonardo, certo, ma ce ne sono tanti altri, Marconi, Meucci, Fermi. L'Italia ha generato tante menti. I geni che cosa sono? Sono persone che prendono delle conoscenze e le uniscono in modo nuovo, creativo, e creano qualcosa di straordinario che può poi arrivare a un Nobel oppure ad aiutare l'umanità, certamente. Però voglio dire, noi siamo fortunati perché abbiamo dei ragazzi, abbiamo un paese che ha sempre generato nuove soluzioni. Io credo molto in loro, anche perché, e faccio loro tanti auguri per il futuro, ma voi vivete in un mondo diverso rispetto al mio. Non solo quando avevo la vostra età non c'erano cellulari, web, eccetera, ma soprattutto anche le prospettive di lavoro erano diverse. Oggi un ragazzo non può più puntare sul lavoro sicuro, deve puntare su se stesso, sulla creatività, sul fatto di essere consapevole che nel corso della propria vita cambierà mestieri probabilmente, dovrà crearsi il suo percorso e quindi dovrà fare affidamento sulle proprie forze, cioè sulle proprie conoscenze. E la scuola in questo è fondamentale. Grazie veramente, ma ti volevo chiedere una cosa un po' personale, che però può essere un consiglio anche per i ragazzi. Spesso, lo dico da mamma, quando si arriva in seconda media bisogna scegliere il liceo, o quando si sta per finire il liceo bisogna scegliere l'università. Si è un po' persi o comunque si ha difficoltà nella scelta. Tu come hai fatto a scegliere? Cosa ti ha spinto nella scelta? Tu hai studiato tanto e in tanti posti diversi. Ma diciamo che devo dire una cosa, la scienza, quando ci si trova ad avere per la prima volta un contatto con la scienza, è un po' come il primo giorno al mare. Sei affascinato da tante cose, dalle onde, dagli odori, insomma da un mondo nuovo. E alcuni si fermano lì, altri invece vanno avanti, diventano velisti, esploratori. La scienza è questa, la scuola è importante che quelli che considero miei colleghi, cioè i maestri e i professori che devono spiegare delle materie. Tutti noi, lo sentivo prima, abbiamo nel cuore dei maestri che sono stati capaci di farci amare delle materie, grazie a loro. Quindi è importante il maestro, è fondamentale per creare il futuro di un paese. Ma non solo, cosa succede? Che alcuni si fermano, gli altri vanno avanti. Ora, io quello che posso dire è questo: nessun ragazzo, non tanto adolescente, ma anche alla fine della scuola, sa esattamente cosa farà nella vita. È impossibile, sono pochi e fortunati quelli che già dicono io voglio fare questo e riuscirò a farlo. Allora il consiglio che posso dare è non pensare a quello che vuoi fare, pensare a quello che non vuoi fare, cioè scremare le cose che non ti piacciono. Naturalmente io sto parlando di un percorso che dopo la scuola porta a magari all'università, poi a una specializzazione, eccetera, o anche no, comunque cercare di andare là dove ti senti più a tuo agio, certo. È un po' come partire in un oceano e non sapere esattamente dove si trovi
a che distanza si trovi il continente, però tu intanto vai in quella direzione, non sai in quale porto esatto arriverai, però intanto ci arrivi, ti avvicini, lo deciderai dopo. Diciamo che a 18-19 anni difficilmente un ragazzo sa quello che farà nella vita, lo saprà forse, ci vorranno altri 10 anni prima che capisca, anche la vita lo aiuterà a trovare delle soluzioni. Quindi io quello che dico è andateci passo passo, sono piccoli passi che portano a un grande futuro. Voglio dire raccontare un aneddoto, mentre giustamente il pubblico ti applaude, un aneddoto ai ragazzi. Alberto Angela, ho letto, dimmi se è vero, che una volta hai attraversato un fiume su una zattera e accanto a te c'era un cannibale, ma l'hai scoperto quando? All'ora di pranzo? Quando l'hai scoperto che era un cannibale? Come l'hai scoperto? Anni fa, io ho fatto per 10 anni spedizione, mi trovavo appunto in un luogo esotico e dovevo attraversare per raggiungere un luogo di scavo, un fiume. Vieni che te la do io un passaggio, vieni. No, c'era una zattera che andava avanti e indietro e sapevo che in quella zona c'erano stati episodi di cannibalismo, ma parliamo degli anni 60, erano comunque accuse, non era assolutamente poi provato realmente, però io mi sono trovato con una persona che sembrava un ragazzo, ma hanno detto guarda, quella particolare etnia si affila i denti in un modo particolare, e quando siamo partiti io ho fatto una battuta in francese, così gli ho detto come va, e lui mi ha risposto con un sorriso, con tutti i denti affilati, e mi sono trovato per un attimo a disagio, ma in realtà è stata una cosa estremamente interessante e importante, la voglio raccontare. Cioè, vedi, come quindi, a comunque volte sapere dei pregiudizi che ti hanno raccontato su delle persone, su dei gruppi, in realtà più delle volte non sono veri, e quindi tu ti ritrovi di fronte a una persona come te, assolutamente, tra l'altro con lui ho fatto amicizia e continuamente quando passavamo sul fiume, diciamo, eravamo dei grandi amici. Quindi quello che io dico è questo, per concludere, non fidatevi dei pregiudizi, scoprite le cose attraverso la vostra esperienza, con i viaggi soprattutto, il viaggio aiuta alla tolleranza nei confronti degli altri, e anche e soprattutto dovete avere delle esperienze dirette, così troverete la vostra via. Grazie, grazie mille per esserci venuta a trovare, grazie, grazie ancora ad Alberto Angela e a tutti i ragazzi dell'Acquaponica. Io ritorno dal mio amatissimo.